Marcel, complimenti per la vittoria e per la tua prestazione, una partita perfetta, sei d'accordo? Sì, sicuramente è stata una partita perfetta, contro una squadra forte, dopo una sosta che non è facile perché stavamo bene prima, quindi era difficile tornare a questi livelli. L'abbiamo dimostrato di nuovo che siamo squadra. Grazie a questa vittoria, l'Ascoli ha conservato i 5 punti di vantaggio sul Cosenza. Sentite la salvezza diretta più vicina? Noi come sempre pensiamo partita a partita, sicuramente dispiace che hanno vinto anche gli altri, ma noi dobbiamo pensare a noi e pensare partita a partita e penso che con questo spirito non dobbiamo guardare gli altri perché se giochiamo sempre così poi dipende tutto da noi. L'Ascoli ha vinto con merito contro la capolista, ha sempre dato la sensazione di grande lucidità e anche da un punto di vista qualitativo, sia tatticamente che tecnicamente, è risultata perfetta. Sei d'accordo e quanto ti soddisfa tutto questo? La risposta della squadra? Sì, sono d'accordo perché contro queste squadre qua ci vuole, oltre gambe e cuore, ci vuole grande organizzazione, tatticamente, quello che ci chiede il mister in settimana, ogni giorno. Non è scontato perché questi hanno giocatori di valore, non a caso stanno primi, hanno quasi mai perso, quindi questa organizzazione insieme a qualche valore aggiunto di, diciamo che quando ognuno dà ancora di più di quello che dà di solito vengono fuori anche prestazioni del genere. Oltre alla tua, un'ottima prestazione anche da parte dei tuoi compagni di reparto, Saric e Caligara, un tuo giudizio. Sì, ho sempre detto che sono due giocatori molto forti che mi danno una grande mano perché comunque sono giocatori sia di qualità che quantità, quindi penso che c'è un po' di tutti lì in mezzo al campo, ma devo fare i complimenti a tutti quanti, anche a chi entra poco, chi non è entrato, ha dato qualcosa in più dalla panchina, come sempre. Quanto ti è dispiaciuto prendere l'ammonizione, come te la sei procurata, diciamo, e quanto ti dispiace non poter giocare contro la Regina? Sì, molto, molto. Purtroppo ammoniscono sempre a me perché c'è stato 3-4 falli che hanno fatto a me, l'arbitro fa finta di niente, ma lo sappiamo. Purtroppo ho fatto un fallo, un giallo, quindi è così. Magari potevo evitarlo, ma chi giocherà darà il massimo. Grazie, ancora complimenti. Prego.